Giobbe Covatta, Pancreas, trapianto del libro cuore. Tu non sei solo nera, sei anche sporca, una sporca nera, rispose il garrone il graduato. Poi continuò. Hai il permesso di soggiorno, bella bambina? No, rispose lei, e il poliziotto l'arrestò. Stretta la foglia, larga la via, non basta che stai inguaiata, ci manca anche la polizia. Come avevi finito di raccontarci questa favola, il timido Sergio Sergio, detto Piero, si avvicinò a un bambino nuovo che sembrava distratto e assorto nei fatti suoi. Era questo Francesco Paolo Antoni, un bambino sordo muto. Durante la lezione non aveva seguito, è logico, era sordo. Ma aveva disegnato tutto il tempo. Il titolo del suo lavoro era Il primo giorno di scuola. Per tutto l'anno Paolo Antoni fece un disegno al giorno. Poi qui ci sono dei disegni, penso che siano di Giobbe Covatta. 2 novembre, i morti, protettori della Democrazia Cristiana. Ricordiamo qui la celebre frase latina: ad anima aequite stare morto. La Chiesa li festeggiava un tempo uno per uno. Abele Abbadia, morto il 21-6-1231. Abele Abbadia, morta il 7-11-1459. Adolfo Abbadia, morto il 15-3-1184, eccetera, eccetera. Ma siccome serviva un calendario lunghissimo, in seguito li ha accorpati tutti insieme. Proverbi del giorno: gallina vecchia prima o poi muore. Quel giorno il maestro non venne. Era andato di buon'ora all'ospedale San Pietro per organizzare una partita di calcio. Appena suonata la campanella entrò il preside, un ometto piccolo piccolo con un folto barbone bianco alto 23 centimetri, tutto blu e con un buffo berretto rosso. «Dov'è la maestra di religione?» chiese. «Quale?» rispondemmo noi. «Come quale? Quella che vi ho mandato ieri. Dove l'avete messa?» Noi non l'abbiamo vista, dicemmo scuotendo le nostre testoline. Forza ragazzi, non fate i cretini, tiratela fuori, che fine l'avete fatto fare? Boh, rispose Manenti Giorgio, sgranocchiando un grosso femore. Il presidente si aspettò qualcosa, ma non disse nulla. Poco dopo esclamò seccato: «Ok, ve ne do un'altra, ma questa è l'ultima». Di solito l'ora di religione veniva immediatamente dopo l'ora d'aria, ma nella nostra aula bunker